Allora, passiamo alla presentazione del progetto che è in linea con il con diciamo quanto la Persechino vi avrebbe detto, la dottoressa Persechino vi avrebbe detto, cioè il progetto Glocril 2 è un progetto, è un'azione Leonardo VET Pro, cioè mobilità docenti. Qui ne vedete il titolo, questo progetto lo introduco io, poi passo la parola al collega, è un progetto alla sua seconda edizione per la nostra scuola, come avevo detto prima, ne abbiamo fatto uno nel 2010 che si è concluso nel 2011 e che ha visto la partecipazione di 34 docenti e ora invece siamo alla seconda annualità, diciamo la seconda edizione del progetto che si concluderà il 31 di ottobre prossimo, quindi siamo proprio agli sgoccioli e questo infatti è un convegno di disseminazione anche per il progetto stesso e ha coinvolto 36 docenti. La cosa molto buona di questo progetto è che non c'è stato soltanto confronto tra i colleghi della Puglia che provenivano da varie scuole, come vedrete dalle slide tra un attimo, ma c'è stato anche il contributo notevole di colleghi di altre regioni, nella prima edizione solo della Lombardia, nella seconda della Lombardia e del Piemonte. Ovviamente le scuole che hanno partecipato erano scuole che avevano già, parlo delle scuole del nord soprattutto, che sono inevitabilmente, c'è l'ispettrice Langer che ce lo conferma e anche la professoressa Cunan, sono molto più avanti di noi in termini di inizio lavori sul CLIL. Magari poi sono, anche loro hanno delle problematiche di attuazione, però hanno cominciato diciamo a mettere le mani in pasta del CLIL un po' prima di noi, diciamolo. E quindi questi colleghi sono stati molto voluti nel progetto, perché lo scambio di idee che c'è stato con loro, il contributo che hanno dato sia la Lombardia che il Piemonte, è stato notevole. Allora passo la parola al collega che vi introduce e poi io continuerò presentandovi il sito. Allora, quali erano i partner del progetto? Innanzitutto l'Istituto Romanazzi, che è l'istituto coordinatore e l'istituto promotore nella figura della professoressa Papapicco e della mia figura, ed è stato anche organismo di invio del progetto in quanto ha inviato appunto dei partecipanti alle mobilità. E poi c'è stato l'organismo ospitante che noi abbiamo individuato questa volta nell'ISIS Education, che è a base a Greenwich a Londra. I partner di invio, ecco, la collega ha detto che c'erano partner di invio della Puglia, l'Euclide che ci ospita, l'IPS Severino De Lilla, l'ITCGT Salvemini di Molfetta, l'ISS Marzolla Simone Dunano, ex Monticelli Simone, e anche il liceo classico Socrate. In questo caso dobbiamo dire che a proposito della partecipazione del liceo Socrate, appunto noi abbiamo voluto anche sperimentare, perché uno dei principi del CRIL, e quindi chiedo conferma anche alla rispettrice Lange, ci sono stati dei paletti ben precisi fissati dal Ministero, per cui si diceva lingue italiano, latino e greco non possono essere insegnate in CLIL, è per una ragione molto semplice, perché non si può fare lingua con lingua, cioè non siamo in Inghilterra per cui si insegna il latino in inglese. È un nonsense. Però diciamo abbiamo voluto anche cogliere questa sfida dando l'opportunità ad alcuni docenti del Socrate, hanno partecipato credo sì, tre docenti di latino e greco che però hanno prodotto dei moduli estremamente interessanti di civiltà latina, quindi sostanzialmente o di letteratura greca, poi nel caso se vorrà, e l'abbiamo lanciata diciamo come sfida, ecco, come, poi c'era anche una collega di matematica che comunque a pieno titolo poteva insegnare CLIL. I partner di invio invece del nord Italia erano l'Istituto Superiore Sraffa di Crema, il Galilei di Crema, che già avevano partecipato nell'edizione precedente, cioè quella del 2010, e a cui si sono aggiunti il Lagrange di Milano e il Cellini invece di Valenza in provincia di Alessandria. Come ogni buon progetto Leonardo da Vinci vuole, è opportuno individuare anche dei partner intermediari il cui ruolo, adesso lo vedremo fra un po', è anche importante, perché hanno un ruolo soprattutto di disseminazione, cioè di diffusione di quelle che sono le buone pratiche. E abbiamo sempre avuto il supporto dell'ufficio scolastico regionale, poi abbiamo anche chiamato Universus, che è un centro di formazione post-universitaria di Bari,
Il Comune di Bari, appunto la presenza dell'assessore Lossito giustificava anche ciò, perché loro erano partner a tutti gli effetti dei partner intermediari del progetto, e poi abbiamo anche voluto includere l'IFOC, che è un'agenzia formativa della Camera di Commercio di Bari. Il ruolo dei partner intermediari è appunto stato quello di disseminare le azioni del progetto e di sostenere il riconoscimento delle competenze acquisite. Qui potremmo aprire anche tutto un altro capitolo sul riconoscimento delle competenze acquisite, perché vedremo anche quali sono stati gli strumenti con cui abbiamo, diciamo, validato le competenze acquisite dai partecipanti, ma sicuramente una sinergia maggiore tra, da un lato, l'università o organismi di formazione post-universitaria, e dall'altro degli organismi che, come l'IFOC o la stessa Camera di Commercio, operano sul territorio e fanno da cernire con il mondo del lavoro, potrebbe portare ad una maggiore definizione di quali possono essere le competenze da verificare. Come sono stati formati i gruppi di lavoro? Cioè, sostanzialmente, qual è stata la tipologia dei partecipanti in queste scuole? E proprio raccogliendo quello che è stato uno dei moniti, che poi è stato ripetuto appunto quest'oggi da parte di tutti gli intervenuti, di questa importante sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e invece docenti di lingua straniera, abbiamo naturalmente individuato un maggior numero di docenti DNL, però affiancati almeno per ciascuna scuola da almeno un docente di lingua straniera che potesse supportare loro in questa fase, soprattutto nella fase di produzione dei materiali. Come vedremo, ai partecipanti è stato chiesto di produrre un modulo, e adesso vi faremo vedere anche quali sono i titoli dei moduli che i partecipanti, 36 partecipanti, hanno prodotto. Noi abbiamo già 34 moduli prodotti nella prima edizione, e che sono già resi pubblici, cioè sono la parte pubblica del progetto. Quando la professoressa Papapicco vi farà vedere il sito, credo che avremo la possibilità di farvi vedere entrambe le parti, cioè la parte quella già conclusa del 2010 del Glocklil, diciamo, 1, e la parte ancora in progress del Glocklil 2. Quali sono stati i requisiti in ingresso per questi docenti? Abbiamo richiesto, e questo è stato un punto di forza che ci è stato riconosciuto dall'Agenzia Nazionale nell'approvazione del progetto, è il possesso di una certificazione linguistica almeno di livello B1, mentre per i docenti di lingua inglese era necessario che avessero che possedessero invece una certificazione almeno di livello C1. Sembrerà poco alla luce di quanto è stato detto, ma vi possiamo assicurare che reperire sul territorio persone già preparate e già con un livello di linguistico B2 non è semplice. Molti di voi lo sanno perché stanno seguendo i corsi linguistici e metodologici, e quindi sanno anche quanto è dura questa strada che porta al riconoscimento di questi livelli linguistici. Tuttavia questo è stato ritenuto un punto di forza dall'Agenzia Nazionale, che ci ha approvato il progetto. D'altro canto, c'è stato lo sforzo notevole da parte dei partecipanti nella produzione dei moduli alla fine di questo percorso, per cui quello che vedrete nel pomeriggio è il frutto appunto del loro impegno, e vi chiediamo semplicemente di non sparare sul pianista, nel senso di essere clementi, cercare di capire quello che è lo sforzo che sta alla base di questa loro preparazione. Soprattutto che siano indulgenti i colleghi di lingua inglese rispetto a quello che, rispetto a quello che viene prodotto. Gli obiettivi del progetto sono stati quelli innanzitutto di promuovere la cooperazione transnazionale nel settore della formazione curriculare plurilingue, favorire il trasferimento di competenze specifiche e la disseminazione di metodologie di insegnamento aggiornate e adeguate agli specifici contesti didattici della sperimentazione CLIL, migliorare la qualità dei sistemi di formazione e di istruzione, e questo punto è stato più volte ribadito, non ultimo da Mr. Ledreau, sull'importanza appunto della
della ricaduta, ma anche David Marshall ha messo in evidenza della ricaduta dell'impianto CLIL su quella che è la nostra pratica quotidiana. E infine, non da ultimo, incrementare la mobilità docenti. Molti di voi in sala, lo sappiamo, hanno già partecipato preso parte ai Comenius 2.2, che è un altro degli strumenti messi a punto dalla comunità europea proprio per migliorare e aumentare la mobilità dei docenti. Gli obiettivi della mobilità, velocemente, la continuare la formazione professionale con un'esperienza formativa non in Italia, bensì in un ambiente straniero, anche per confrontarsi con quelle che sono metodologie diverse. Sappiamo benissimo, e lo sanno anche tutti coloro che hanno seguito questi corsi all'estero, come diverso sia l'approccio proprio metodologico rispetto a quelle che sono le nostre lezioni tipo quotidiano. Sviluppare nei docenti le capacità di apprendimento autonomo e continuo lungo tutto l'arco della vita professionale, che è uno dei presupposti del programma LLP. E sviluppare adattabilità e flessibilità, proprio perché il confronto con esperienze all'estero pone questo problema di superare delle rigidità non solo metodologiche ma anche caratteriali che si possono avere. Acquisire conoscenze aggiornate, esperienze e prassi innovative nel settore della formazione CLIL e migliorare le competenze appunto linguistiche e comunicative, non ultimo ma importante obiettivo. Dicevamo, tutti i partecipanti prima della mobilità hanno seguito un corso di preparazione linguistico, pedagogico e culturale della durata complessiva di 45, in alcuni casi di 48 ore, come è stato il caso di Bari, però diciamo nelle 45 ore, quindi si è trattato in media, quindi si è trattato di un corso di lingua, di potenziamento di lingua inglese, ma anche di un corso di metodologia. Noi abbiamo poi, ci siamo divertiti a utilizzare queste vignette che si possono trovare in rete e sono molto simpatiche, si chiamano appunto CLIL Times, e raccontano delle esperienze piuttosto comuni di quelli che sono gli ostacoli che si incontrano per chi si confronta con il CLIL. Sicuramente poi avrete la possibilità, una volta che vedete le presentazioni, di gioirne, insomma, perché sono molto simpatiche. Dove sono stati da chi sono stati svolti i corsi? Allora, un corso è stato svolto presso il nostro istituto Norma Nazzi, è stato seguito dai docenti del Norma Nazzi, del Liceo Classico Socrate, del De Lilla, del Salvemini e del Monticelli Simone di Brindisi. Un altro corso è stato istituito presso l'Istituto Superiore Pietro Sraffa di Crema, per i docenti dello Sraffa, del Galilei di Crema e l'Istituto Lagrange di Milano, ed infine un corso per i docenti dell'Istituto Superiore Cellini di Valenza. Quali erano le finalità? Consolidare appunto e migliorare le competenze linguistiche del gruppo prima della partenza nel paese ospitante, esaminare anche la metodologia CLIL attraverso non solo momenti di introduzione alle tecniche, ma anche di strategie, utilizzo di strategie e materiali esistenti sul CLIL, e poi soprattutto attività pratiche, soprattutto per far vedere loro come la metodologia CLIL abbia bisogno di una rivoluzione sostanzialmente dell'approccio rispetto alla classe, rispetto ai metodi tradizionali di insegnamento. E noi abbiamo poi organizzato tre flussi di mobilità e ci teniamo a precisare che questi flussi concordati naturalmente con i docenti e con i dirigenti delle varie scuole sono stati scelti soprattutto in periodi in cui era possibile
pesare di meno su quello che era l'andamento scolastico. Quindi, per esempio, purtroppo abbiamo dovuto sacrificare lo scorso anno scolastico il periodo di Pasqua, ed è questo il primo flusso dal 23 al 30 marzo, e poi gli altri flussi, come vedete, sono a fine agosto ad inizio settembre, proprio perché non volevamo che i dirigenti ponessero degli ostacoli ulteriori a quella che poteva essere la partecipazione dei docenti ai flussi di mobilità. Per la verità occorre dire che eravamo riusciti anche a aumentare il numero rispetto a quello che era stato dichiarato, avevamo dichiarato all'Agenzia Nazionale di un'unità, avrebbe dato 37 partecipanti, nostro malgrado una collega del nord poco prima della partenza in montagna si è fatta male, quindi non ha potuto intervenire. Quindi diciamo che il numero è ritornato ad essere quello iniziale. Quali sono state le sedi dei corsi in luogo? Sono stati il Jewel and S College a Edimburgo, l'altro era la ISIS School, mentre i partecipanti risiedevano alle Muse University Residence a Oxford. Mentre il tutor del corso in luogo è stato Mr. Eric Delmer Millen, un canadese estremamente preparato, una persona molto, molto preparata, che ha svolto un lavoro eccellente e nonostante sia stato abbastanza, come direbbero gli inglesi, demanding, cioè molto esigente. In questa fase io sono stato il mentore del progetto, perché bisogna indicare un mentore, mentre nella prima edizione il mentore era la professoressa Anna Papapicco. Come sono state certificate le competenze? Ormai si va verso una standardizzazione degli strumenti per la certificazione delle competenze, e uno di questi strumenti è rappresentato dall'Europass Mobility, che è un libretto appunto che certifica le esperienze di mobilità all'estero. È rilasciato dall'istituto organizzatore, quindi è stato rilasciato dalla nostra scuola ed è stato controfirmato dall'organizzazione che è stata sede dell'esperienza di mobilità, quindi in questo caso l'ISIS Education. Un altro punto di forza rappresentato dal progetto, che ci è stato appunto riconosciuto dall'Agenzia Nazionale, è noi abbiamo chiesto ai nostri partecipanti, tant'è che hanno svolto questo esame il 17 ottobre scorso, questo quindi pochi giorni fa, che si preparassero e si sedessero per questo esame, cioè il TKT CLIL, il modulo CLIL. È un esame che è preparato, però dobbiamo dire che è estremamente teorico, non c'è una parte pratica, però diciamo che al momento è l'unico certificato che è riconosciuto a livello internazionale. Quindi abbiamo imposto che tutti i partecipanti sostenessero questo esame. Quali sono stati i risultati? Sicuramente ci sono stati dei soddisfacenti progressi a livello linguistico per tutti i docenti partecipanti. Abbiamo definito un protocollo standard su come affrontare una lezione in lingua inglese e dobbiamo ringraziare soprattutto l'Università Ca' Foscari e i corsi di perfezionamento che fino a poco tempo fa si tenevano alla Università Ca' Foscari, perché in quell'ambito noi abbiamo avuto un'idea di come impostare una lezione CLIL, e quindi questo l'abbiamo trasmesso a tutti i partecipanti e abbiamo detto questo ci è servito proprio per omogeneizzare un'impostazione del modulo CLIL. Questa è una cosa molto importante che abbiamo sostanzialmente poi si trova di tutto, c'è una pletora di versioni su come impostare un modulo CLIL. Noi abbiamo ritenuto, accettando quello che è un'impostazione appunto dell'Università Ca' Foscari, abbiamo ritenuto che fosse un'impostazione strutturata, pensata, perché appunto era il frutto di quella che era la ricerca fatta dall'Università Foscari, soprattutto durante il corso di perfezionamento, e quindi abbiamo ritenuto che fosse uno strumento utile su cui impostare il modulo CLIL.
Naturalmente uno dei risultati è, si spera, lo speriamo vivamente, è aver acquisito delle competenze sull'uso della metodologia CLIL e anche un miglioramento su quello che abbiamo detto è il team working, cioè la necessità di lavorare congiuntamente in sinergia tra docenti di materie non linguistiche e docenti di lingua inglese. Questo è un concetto che ribadiremo fino all'infinito e che sarà, dovrebbe essere il leitmotiv della metodologia CLIL di qui in avanti. Come abbiamo detto, alla fine della loro esperienza i partecipanti hanno prodotto un modulo CLIL in lingua inglese su un argomento della loro disciplina. Vediamo quali sono, qui abbiamo un'altra vignetta abbastanza graziosa sulla qui dice finally here you are the definite CLIL unit completely finished and ready to be used one term later this works this doesn't work this part has to be changed this part doesn't provide hot here scaffolding is not enough e quindi c'è il ripensamento continuo su come è stato impostato il proprio modulo CLIL, che dobbiamo dirvi è stata prima fra tutti una nostra preoccupazione quando anche noi ci siamo cimentati con i moduli CLIL, ma lo vediamo anche con i nostri colleghi adesso che si stanno cimentando con una pianificazione di un modulo CLIL. Vediamo velocemente quali sono state i titoli dei moduli che ritroverete, adesso ve lo farò vedere la professoressa Papapicco, all'interno della parte pubblica del sito. Non ci sono tutti al momento perché, come abbiamo detto, sono ancora in progress, sono ancora in fase di finalizzazione. Ce n'è uno sulla di cittadinanza e costituzione, di European Union, economia aziendale, methods of payment. Di igiene e cultura medico-sanitaria su underage drinking, poi history and description of meteorological tools, how a diesel engine works, di macchine, sicurezza sul lavoro, safety risks, di letteratura greca from papyrus to printing, di inglese gas laws and the state of gas, di informatica sorting algorithms, di civiltà latina at a Roman table, di scienze della navigazione atmospheric pressure, di elettrotecnica electrical machine and transformer, di diritto bullying and cyberbullying, di storia dell'arte saints alive, di economia aziendale international harmonization project, di storia the birth of the nation, di matematica e fisica che è lo stesso di prima, di matematica e Pythagoras Theorem, di meccanica The Pumps, di geografia Recycling Materials, di diritto Methods of Payment, Money and Central Banks, ancora di economia aziendale Human Resources Management, di estimo di Economic Crisis and the Welfare State, di Respiratory System, Scienze Environmental Pollution e infine Food Digestion Carbohydrates. Questo per la parte del GLOCLIL 2. Naturalmente nella parte del GLOCLIL 1 diciamo già sono nella parte pubblica elencati una serie di altri moduli già pronti per essere sia condivisi sia utilizzati e su cui sarebbe interessante ricevere anche un feedback per chi l'avesse utilizzato. La piattaforma di condivisione noi l'abbiamo chiamata un villaggio globale, Global Village, ed è rappresenta una raccolta di materiali didattici, di moduli di insegnamento, di discipline di indirizzo e di buone prassi. Adesso la professoressa Papapicco vi illustrerà la piattaforma. Maurizio? Ok, funziona. Allora, preciso che i moduli che avete visto, cioè di cui avete visto i titoli in realtà, alcuni di questi saranno poi oggetto dei workshop meridiani e questi qui sono quelli che troverete già caricati nella parte pubblica, cioè quelli già supervisionati sia linguisticamente che metodologicamente. È chiaro che è un work in progress, quindi è probabile che lì si vada a rivedere ulteriormente alla conclusione del progetto e che lì si pubblichi con le
le nuove variazioni. Mentre per quanto riguarda il Glocril iniziale, cioè quello da cui siamo partiti, sono già lì, sono già tutti revisionati e pubblicati nella parte pubblica. Io comincerei proprio dal primo, perché poi la piattaforma non ci consente di, dobbiamo uscire e rientrare. Come vedete, è praticamente ha una parte identica, perché noi abbiamo creato questa piattaforma per la prima edizione del 2010. Poi abbiamo chiesto al webmaster che ha curato questo sito di creare in realtà come una specie di altra pagina dedicata al nuovo progetto, per non perderne la continuità. E in effetti vedrete nella parte, nella barra superiore, che vado ad indicarvi con il mouse, queste parti sono comuni tra la prima e la seconda edizione. Ovviamente troverete delle precisazioni un po' diverse nella seconda, così come per il partnership troverete comunque i partner diversi per la prima e la seconda. Ovviamente ci sono gli obiettivi del progetto, in che cosa consiste il progetto, quali saranno gli strumenti di valutazione e di disseminazione dello stesso, come verranno certificate le competenze. Qui c'è tutta la parte relativa a quali e quante mobilità sono state fatte e dove, la parte sulla disseminazione, e qui richiamo la vostra attenzione in particolare perché questo convegno, cioè gli atti di questo convegno e tutta la videoripresa del convegno, verrà pubblicata in questa parte, per cui noi vi daremo adesso l'indirizzo di questo sito, ma inoltre metteremo anche sul sito della nostra scuola, che è di facile accesso, un link a questa parte, cioè scriveremo dove è pubblicizzato il convegno, in modo tale che tutti sarete capaci poi di ricollegarvi e rivedere, se volete, le registrazioni degli interventi o comunque le parti relative alle PowerPoint che sono state mostrate. Quindi qui è la zona che dovrete, insomma, questa è la zona che dovete consultare per rivedere il convegno. Nella parte Clean Materials, questo è relativo alla prima edizione, cliccando in questa zona voi troverete una serie di notizie relative al CLIL, documenti, cose utili che abbiamo pensato di mettere per voi, inclusi anche dei siti, quindi una, insomma, una bibliografia, una sitografia che possono essere molto utili come consultazione. E invece qui trovate tutti i moduli che il professore citava prima, elaborati durante la prima edizione. Come vedete sono 26, perché 34 erano i partecipanti, ma è ovvio che noi abbiamo incentivato sempre per nel buon nome del team un lavoro cooperativo, per cui se per esempio due docenti insegnavano la stessa disciplina si sono uniti con un docente di lingua e hanno elaborato un unico modulo, per questo 34 contro 26 produzioni, e la stessa cosa accadrà per quelli di quest'anno. Non avremo 36 moduli, però ne avremo tanti comunque, diciamo almeno una trentina di moduli, perché molti sono stati fatti in cooperazione con altri. Avete visto anche il ritorno di alcuni titoli nei vari flussi, perché questo significa che è stato elaborato il modulo da due docenti, pur essi avendo partecipato a flussi differenti, perché non era importante il flusso a cui si partecipava quanto la metodologia che si andava ad imparare durante il flusso. Come vedete qui sono citate tante altre discipline, c'è molta presenza di informatica, ma quello che mi preme sottolineare è che tanto nella prima che nella seconda edizione del progetto noi non abbiamo pensato solo ai licei linguistici. Allora, la nostra scuola è connotata da questa doppia valenza: noi abbiamo praticamente il liceo linguistico, ma abbiamo anche una forte presenza dell'istituto tecnico. La nostra scuola nasce come istituto tecnico e poi circa 7 anni fa abbiamo avuto il liceo linguistico, che è iniziato prima come liceo Brocca, come moltissime scuole che qui sono rappresentate, e poi si è trasformato nel liceo di nuovo ordinamento. Pertanto, avendo questa doppia presenza, questa doppia vita nella nostra scuola, abbiamo pensato che questo progetto dovesse aprirsi ad ambo le strade, cioè in entrambe le due vene, diciamo, del nostro istituto, cioè sia quella tecnica che quella linguistica, dovessero essere presenti nella collaborazione. E ecco perché trovate anche istituti professionali, trovate istituti tecnici. Ci abbiamo voluto veramente allargare il raggio il più possibile per cercare di coprire non solo quante più discipline possibile, ma anche cercare di confrontare le esperienze nel modo più articolato e vario possibile.
Ora, se per esempio entriamo in uno di questi, poi vai sul nuovo, sulla nuova parte, il professor Romei vi ha detto prima che in effetti durante l'elaborazione di questo progetto noi abbiamo cercato di standardizzare tanto il linguaggio utilizzato in classe, il classroom language, che è, sembra una banalità, ma in realtà per un docente di disciplina non linguistica, sapere anche come si dice, apri la porta, siediti, gira, vai a pagina successiva o ascolta, ti devo dire questo, diventa fondamentale, perché bisogna dirlo bene, perché le istruzioni bisogna darle almeno con un inglese il più preciso possibile. Per cui esistono già sia dei libri sul classroom language molto validi, i cui titoli sono all'interno di questi suggerimenti che vi abbiamo dato, tanto dei siti, c'è un sito molto simpatico e molto utile che è sempre citato all'interno dei materiali. E l'altra cosa sulla quale abbiamo cercato di creare standardizzazione grazie all'aiuto dell'Università Ca' Foscari di Venezia è appunto il modulo, questo modello in cui articolare un po' la programmazione della lezione CLIL, perché avrete tutti navigato la rete e avrete visto che esiste di tutto, di più, però non tutto quello che esiste può essere riconducibile a un rispetto assoluto dell'approccio CLIL, perché molto del materiale che esiste è semplicemente tradotto in lingua. E quindi abbiamo delle bellissime traduzioni, anche molto ben curate, però c'è poco approccio metodologico. Allora, il ragazzo non cambia la sua modalità di studio semplicemente ascoltandovi, anziché in italiano, in lingua straniera. Anzi, probabilmente si chiede, ma perché questo supplizio? Invece, se sia in italiano che in lingua noi utilizziamo questo approccio, perché vi porto proprio la testimonianza di uno dei docenti che è in sala e che ha fatto parte del progetto, che tra l'altro farà oggi un workshop, mi ha detto: io ho capito, dopo aver fatto questa esperienza nel 2010 e recentemente un Comenius 2.2, mi ha detto di recente, ma io ho capito che in realtà questa metodologia io la posso usare tranquillamente anche solo per la mia materia in italiano, perché appunto ho acquisito delle strategie operative che prima non avevo. Quindi non è la scoperta dell'acqua calda o dell'acqua fredda, voglio dire, però è importante che si arrivi a realizzare questa cosa con la propria esperienza, perché sembra una cosa stupida da dire, ma in realtà questa metodologia ci svincola completamente da quella che è la frontalità che ammazza i nostri studenti. Lasciatemelo dire, perché va assolutamente affermato. Per cui, ecco, ritorno sulla standardizzazione del modulo. Qui lo vediamo molto velocemente, vi facciamo vedere che esiste questo modulo, però nel pomeriggio potrete vederlo praticamente, perché i colleghi vi faranno fare proprio, vi utilizzeranno come cavie, cioè nel senso che vi faranno fare gli studenti di questi loro workshop, e poi nella seconda parte vi spiegheranno un po', vi faranno vedere il modulo. E la cosa importantissima di questo modulo è un concetto che è stato detto questa mattina, cioè pensare alla didattizzazione del materiale, cioè quando noi scegliamo, selezioniamo un video, selezioniamo un brano che vogliamo sottoporre ai nostri ragazzi, noi dobbiamo preoccuparci che questo brano, che questo materiale sia comprensibile. E come possiamo farlo? Ci dicono dobbiamo usare materiale autentico, e quindi il materiale autentico molto spesso è grimito di parole difficili, di strutture difficili, ma nello stesso tempo noi dobbiamo didattizzarlo. Quindi è un'operazione, questa, diciamo, forse la più grossa dell'operazione CLIL, però è assolutamente importantissima da fare, e si fa attraverso delle strategie che si acquisiscono, che i nostri colleghi, insomma, hanno avuto la capacità di insomma la pazienza, direi, di imparare, e cercheranno di trasferirla a voi nel pomeriggio. In ogni caso, anche semplicemente leggendo i moduli nel vostro tempo libero potrete, insomma, captare questo. È molto importante, perché è stata addirittura esaminata e dedicata una parte alle criticità lessicali o le criticità strutturali del modulo, e dei modi per poterle risolvere, perché io non le posso solo evidenziare. Sì, è difficile questo, devo cercare di capire come risolverle.
Ok, quindi questo, insomma, mi auguro che possiate in qualche modo anche solo velocemente acquisirlo nel pomeriggio o quantomeno sentirlo e poi approfondirlo per vostro conto. Questo appunto è la nuova parte, cioè il Glocril 2, e come vedete è strutturata nel medesimo modo, e nella parte dei moduli abbiamo caricato, come vi ho detto, questi che vedete, che saranno quelli oggetto dei workshop di oggi. Oggi saranno anche tenuti dei workshop con dei moduli realizzati nella prima edizione, nello specifico quello di scienze e quello di storia rinvengono dalla prima edizione, perché tra i nostri docenti pugliesi non c'erano queste due discipline, le avevamo a nord e era troppo dispendioso farli venire, quindi abbiamo preso docenti della prima edizione. Un'altra cosa importante: il sito sarà completato entro la conclusione del progetto, se non sarà il 31 di ottobre sarà pochissimi giorni dopo, quindi dateci un attimo il tempo di concludere tutte le operazioni e fra qualche giorno tutto sarà a vostra disposizione. Vi ringrazio molto per l'ascolto. Adesso passiamo alla parte dei credits. Ci piace insomma ringraziare un po' tutti coloro che sono stati gli attori di questo progetto, e a partire dai partner intermediari e tutti i dirigenti degli istituti partner. In primo fra tutti il nostro è il dirigente di questo istituto che ci ha ospitato in questa splendida giornata, veramente con questo sforzo organizzativo notevole, tutti i docenti degli istituti partner che hanno fatto uno sforzo immane a seguire questo progetto e a realizzare i moduli proprio come le vignette hanno esemplificato, e sono tutti qui elencati, non li leggo per questioni di tempo, mi perdoneranno i colleghi, però i loro nomi sono lì indicati. Abbiamo poi qui ricordato coloro che hanno curato la preparazione tanto in Italia, cioè qui in Puglia, in Lombardia in Piemonte, tanto all'estero, in Inghilterra, e in ultimo lo staff organizzativo del convegno, fra cui ovviamente il dirigente, la dirigente dell'Istituto Euclide, la dirigente dell'Istituto Perotti, che ringraziamo per il servizio di catering, e poi la segreteria organizzativa e il personale amministrativo e tecnico. Grazie a tutti.